a Ragusa per il convegno sul turismo presso la Camera del Commercio, qui con il sindaco della città Iblea e con il commissario della provincia. Sindaco, come sviluppare il turismo e quali prospettive per l'aeroporto di Comiso? Sì, innanzitutto dobbiamo ragionare in termini un po' più manageriali e professionali sull'ambito del turismo, perché non è un settore che si può, in cui si può improvvisare o in cui si può aspettare che arrivi qualcosa dall'esterno, si può lasciare la libera iniziativa dei vari operatori, dal singolo operatore all'associazione che si muove in autonomia. Bisogna fare coordinamento, bisogna organizzare, bisogna avere una visione di lungo termine e bisogna soprattutto ragionare con professionalità che possono essere messe in campo su un settore che per noi è strategico, è fondamentale. La nostra è una terra grandissima, vocazione turistica, abbiamo una grandissima offerta che possiamo dare, sia culturale, sui beni architettonici, ambientali, paesaggistici, nella gastronomia. Dobbiamo però riuscire a mettere tutto quanto in rete, a farlo fruire agli altri, ad avere un'offerta che sia appetibile e che sia competitiva con un mercato che ormai è globale e sul quale quindi dobbiamo confrontarci con una concorrenza che è agguerrita e che si sta organizzando. Commissario, tutte le province della Sicilia vivono un momento di stasi, ma questo territorio ibleo e in generale la Sicilia come può riprendere, appunto, riprendersi nel settore del turismo? Cioè, a parte le parole, le belle iniziative come questo convegno, ma quali sono le cose concrete? Cosa si deve fare? Intanto, come dice lei, siamo in un periodo di transizione per quel che riguarda le province. Siamo in attesa della legge, della nuova legge, però una cosa è certa, qualunque soluzione ci sarà per le province, certamente ci saranno delle priorità. Una delle priorità è la cultura e quindi chiunque governerà le province o saranno prorogate o saranno riformate, la cultura avrà un posto di primo piano, perché la cultura è civiltà, quindi guai se noi non seguissimo insomma la cultura, avremmo perso molto. Sindaco, un'ultima domanda, l'aeroporto di Comiso è bello, hai servito bene, ecco, da un punto di vista interno, però si spendono magari 50-60 euro per un aereo di andata e ritorno e 150 per arrivare poi a Ragusa. Cosa si può fare? Avete in progetto qualcosa? Qualche accordo con le compagnie aeree? Ovviamente bisogna fare un'azione congiunta con la SOACO, con la società di gestione dell'aeroporto, che in questo ha un ruolo fondamentale perché è la prima che deve fare fruttare l'aeroporto. Dall'altra parte credo che devono essere fatti gli interventi infrastrutturali in maniera importante e urgente, c'è un collegamento che si prevede tra l'aeroporto e la 514, quindi questa è un'opera importante che darà maggiore respiro e io credo che vada anche coinvolta in maniera notevole la regione, perché ci dia una mano, perché ad oggi l'aeroporto di Comiso, nel quale i controllori di volo sono pagati dall'aeroporto stesso, insomma, non sono a carico dello Stato, ci sembra un po' un controsenso in un sistema che è integrato Comiso-Catania, e quello sarebbe un modo che sicuramente darebbe una grossa mano d'aiuto ad essere un aeroporto più competitivo. Se il profilo deve essere un profilo più turistico e anche sul low cost, dobbiamo necessariamente avere anche una struttura che sia snella, sia leggera, e sicuramente avere controllori di volo pagati direttamente non aiuta.